non potremo essere molto soddisfatti, diciamo, da questo filotto di partite perché abbiamo raccolto poco per la squadra che siamo. Naturalmente abbiamo incontrato grandi squadre, quello non è ovvio, però penso che qualcosina in più potevamo fare. Per quanto riguarda la partita di domenica, sicuramente sarà difficile, penso la più difficile di queste. Di queste squadre tra Bari, Ternana, Regina, perché è una squadra che gioca molto bene a calcio. E ovviamente andando fuori casa in trasferta noi avremo qualche difficoltà come l'abbiamo avuta fino adesso e sicuramente do non dobbiamo permettere gli errori che abbiamo fatto in passato, come magari subire qualche contropiede in più, qualche ripartenza, dobbiamo stare sicuramente molto più attenti. I punti rispecchiano la nostra posizione. Certamente il margine è già un po' ampio per essere a dicembre, già 10, 13, 15 punti, cioè sono un po' tantini. 3 settimane fa forse avevo detto che non era una squadra matura per i primi posti, quindi penso che, lo penso tuttora, con i gol che subiamo, con sempre gli stessi errori che stiamo facendo, lo penso tuttora che non siamo ancora maturi, non lo so quando lo saremo, perché questo nessuno lo sa, che sono comunque errori che facciamo da un bel po' di tempo e se continuiamo così sicuramente non riusciamo a raggiungere neanche un posto nei playoff. Lo dico oggi perché dopo una serie di risultati dove non riesce a fare, diciamo, un filotto positivo anche contro le cosiddette più forti di te, ma che per me non sono più forti di noi perché anche noi non abbiamo niente da invidiare agli altri. Quindi sicuramente c'è da studiare bene questa situazione e lavorare, lavorare solo questo.